Pace a te, anche oggi siamo insieme e grazie e resi a Dio per la bella occasione che ci dà. Oggi vogliamo proprio parlare del rifugio. Certo che quando parliamo di rifugio la immagine è naturale, perché ci pieghiamo, entriamo in qualche rifugio per ripararci dalla pioggia, Addirittura dalla bomba atomica, tutte queste cose. Quando diciamo Dio è per noi un rifugio e una forza, vogliamo dire non che entriamo col corpo, perché sennò perde tutto il senso di quello che diciamo. Quando entriamo in quello fisico, ci entriamo interamente per ripararci, per stare al sicuro. Quando parliamo del rifugio di Dio, allora dobbiamo pensare che assembliamo tutti i nostri pensieri, tutto il nostro cuore, il nostro essere. Secondo la Bibbia, quando parliamo di cuore, è la radice di dove sorgono i nostri sentimenti, il nostro pensiero, i nostri, il nostro essere. Ora quando diciamo Dio è il mio rifugio, vuol dire che noi entriamo con tutto il nostro essere, facciamo prigionieri, per così dire, tutti i nostri pensieri ed entriamo nella sua presenza. Allora cominciamo a comprendere quanto il Signore è stato buono e quando il Signore è buono. E poi c'è un'altra cosa importante. Che tutte quelle immagini dell'Antico Testamento eh, che parlano di pellegrinaggi, andare in un determinato posto nel santuario per eh, avere riverenza verso Dio, nel Nuovo Testamento è cambiato tutto. Con la venuta di Gesù non è che dobbiamo andare nel santuario, nel luogo santissimo dove la cortina è stata squarciata e mettersi nel reparto più intimo. Dobbiamo essere sacerdoti per poter entrare nel luogo santissimo. La venuta di Gesù ha cambiato tutto. È tutto fatto a portata di mano dove siamo noi. Non dobbiamo fare come Daniele che apriva le finestre perché il regolamento di allora era che quando si trovavano in qualsiasi parte del mondo dovevano pregare rivolti verso Gerusalemme. Nell'Antico Testamento c'erano tutte queste cose, nel Nuovo Testamento con la venuta di Gesù è, è cambiato tutto, facciamo tutto dove siamo, come dire, come adesso c'è il lavoro a casa smart work come lo chiamano. Adesso facciamo tutto da dove siamo. Bello questo. Non ci dobbiamo più spostare sul posto di lavoro perché abbiamo l'archivio a casa, abbiamo tutto, restiamo dove siamo. Ecco questa immagine ci aiuta a comprendere che tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento c'è un mondo di differenza. E dobbiamo anche capire che quando parliamo quella terminologia dell'Antico Testamento Dio è il mio rifugio vuol dire che non entriamo fisicamente o dobbiamo fare dei circuiti e così via no è tutto concentrato dentro di noi è uno smart working fatto a casa a domicilio dentro di noi allora così comprendiamo quanto è importante comprendere ed entrare nel santuario di Dio. Nel santuario, quando diciamo il santuario, siamo noi il santuario. E di conseguenza Dio è già dentro di noi. E di conseguenza quando entriamo nel rifugio in Dio, vuol dire che dobbiamo prendere il tutto di noi e entrare nella sua presenza ed avere comunione con Lui. Prima che andiamo avanti però preghiamo così, dopo guardiamo insieme e io spero che lo Spirito Santo anche oggi ci dia quella possibilità di assemblare i nostri pensieri, il nostro essere, il nostro cuore e andare a Lui così. Se noi impariamo questo sistema non dobbiamo andare qui o là come diceva la donna samaritana. Voi andate sul monte e noi andiamo sul monte. Gesù dice: "Guardate che è cambiato tutto. Non sarà né su questo monte né sull'altro monte. E dove siete? In spirito e verità, cioè il nostro spirito che ha comunione con lo spirito di Dio, ma dentro di noi". Questo è troppo bello. Però dobbiamo Entrare e dobbiamo chiedere al Signore che ci dia quel discernimento da afferrare questo concetto, perché se afferriamo questo concetto, noi viviamo in una stretta comunione con Dio durante tutto il giorno, perché è un fluire continuo di comunione con lo Spirito Santo che è Dio e che è già dimorante dentro di noi. Quando Gesù dice il regno di Dio, chi vi dice là, chi vi dice lì, Gesù dice no, 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 i principi del regno di Dio, il progresso, la amministrazione delle cose del regno di Dio sono dentro di voi. Pensa, ma questo detto così sembra una cosa da poco. Però se lo Spirito Santo ci fa comprendere quale vantaggio noi abbiamo, mm. e questa è rivelazione, perciò dobbiamo avvicinarci a Lui in sincerità, in verità e dire Signore fammi comprendere. Ogni volta dobbiamo proprio andare così al Signore e dire Signore fammi comprendere perché se no tecnicamente il parlare... È qualcosa che comprendiamo letteralmente, però noi poi ci dobbiamo entrare spiritualmente e allora lì proprio dobbiamo abbandonarci al Signore. E lo vogliamo fare questa mattina. Preghiamo insieme, dai, mettiti insieme con me. Signore, già come siamo, vogliamo entrare nel rifugio dove sei tu. E dove sei tu? Sei dentro di noi. Perciò rientriamo e ci mettiamo insieme. È misterioso, Signore, questo concetto. Ma tu ce lo puoi rivelare perché tu dentro di noi ti unisci a noi, noi ci uniamo a te e diventiamo uno. O oh, Signore, Spirito Santo di Dio, allarga questo concetto tu ai nostri cuori perché. Le parole sono troppo piccole, ma tu lo puoi fare. Mm. Che sei grande, signore, sì. Facci comprendere come possiamo essere uno con te, in te. O sembrano piccole parole, ma sono molto grandi, perciò ci devi tu far comprendere mentre condividiamo la tua parola questa mattina. Sì, te lo chiediamo insieme, Signore, sì, sì, sì. Spirito Santo influenza le nostre menti, i nostri cuori perché uff, le parole sono piccole ma il concetto è molto grande, abbiamo bisogno che tu parli. Ad ognuno di noi questa mattina, te lo chiediamo insieme, sì, sì, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Signore, grazie, Signore, grazie, Signore, grazie. Sì, sì. Ebbene, abbiamo, diciamo che per sommi capi abbiamo già un po' partecipato a quello che è il concetto di questa mattina. Chiedo scusa quando mando un piccolo messaggio alla regia che c'è qualcosa che non funziona. Chiedo scusa ma devo comunicare perché c'è un... Qualcosa che non funziona bene. Gloria a te, Signore, alleluia. Gloria al Signore. Grazie, Signore, grazie, Signore. Vedi che non si sente bene? Guarda un poco. Signore, grazie. Ebbene. Dio è per noi un rifugio e una forza. Questo è il messaggio di questa mattina. Vogliamo leggere dove è scritto nel Salmo 46 verso 1. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. La parola rifugio vuol dire riparo, difesa, protezione. Quando andiamo nella Bibbia non parla solo nel senso materiale, ma parla nel senso spirituale. È pure materiale perché Dio ci protegge tante volte, ci protegge anche fisicamente. Eh, perciò quando andiamo a Dio... Il rifugio vuol dire materiale e spirituale, cioè siamo al riparo, siamo difesi, siamo protetti in una parte e nell'altra, cioè in Dio. C'è anche il rifugio che troviamo nella preghiera, anche questo è un modo che entriamo, ci immergiamo e siamo come in un rifugio, siamo estraneati a ciò che succede intorno perché noi siamo nel rifugio in preghiera. Un esempio lo possiamo trovare nel martirio di Stefano, il primo martire, cioè lo lapidavano, gli tiravano i sassi, insomma, e lui era tanto preso da ciò che vedeva, che non diceva ai, 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 pensa dove si può arrivare. Era nel suo rifugio, dichiarando che vedeva il figlio di Dio in piedi alla destra di Dio. Gesù si era alzato perché normalmente è seduto, ma perché doveva assistere quel, quel suo servo si era alzato per soccorrerlo e mandargli tutto il potere necessario che aveva bisogno per non sentire le pietre che gli arrivavano in testa. Mm. Vedi che rifugio. È un rifugio potente. Naturalmente non è visibile, però si manifesta nel visibile perché la sorpresa grande è che Quest'uomo ripieno dello Spirito Santo, influenzato dallo Spirito Santo, resta lì e non si interessa più di quelli che gli tirano i sassi, anzi, si preoccupa in quel rifugio che sta insieme al Signore: di dire: Non gli imputare questo peccato, ti prego, perdonali. Vedi? Questo rifugio quanto è potente quando noi entriamo in questo rifugio è speciale. L'ambiente che ci circonda è instabile, è incerto, vacilla: tutto vacilla intorno a noi. Nel naturale lo vediamo, no? Il Pakistan. Un quarto del paese è sott'acqua, non so se hai visto quelle scene su canali stranieri qui da noi. Dicono le notizie che gli piacciono, parlano un poco i politici, si inventano tante chiacchiere per trattenerci dall'impressione che siamo nel circo. Quando parlano, stanno lì che ti viene la voglia di spegnere la televisione. Mentre su canali stranieri fanno vedere le notizie del mondo come sono. Se tu hai qualche canale straniero e guardi, veramente è, è tremendo vedere un quarto del paese, ma non, non si scherza, ci sono sassi che vengono portati dall'acqua, la furia dell'acqua è così forte che migliaia. Sono morti, vedi le case che se li porta l'acqua come se fossero bottiglie di plastica. Signore, aiutaci. Tutto, tutto ciò che ci circonda è incerto, ma con Dio tutto diventa stabile. Leggiamo il verso 2. È molto importante. Viviamo in un tempo dove tutto è instabile non è che dici, ma io adesso mi sposto, forse cento anni fa, settanta, 80 anni fa, dicevamo se io qua nel sud non si sta bene, cioè andiamo in Svizzera, in Germania, andiamo in Australia, adesso dove vai? Tutto è instabile, anzi peggiora la situazione. Prima si era poveri, si pensava avere un di soldi, magari le donne se li mettevano nel petto quando dovevano tirarli fuori, aprivano da tutte le parti. Mio nonno, quando andava alla fiera, aveva una cinta vicino al collo con una busta che gli scendeva sul petto e quello era il tutto. Adesso è tutto instabile. Se non hai niente, non hai niente. Se hai i soldi, un altro pericolo. Non li puoi prendere, li hai alla banca, non te li danno, fai la fila. Insomma, avere o non avere c'è cioè una instabilità paurosa. Signore aiutaci. Tutto è incerto. Leggiamo il verso 2. La terra è sconvolta, i monti si smuovono, perciò non temiamo. Se ciò succede, se i monti si smuovono in mezzo al mare e non solo, le acque rumoreggiano, si gonfiano e i monti tremano. Leggiamo nel verso 3. Insomma, è uno sconvolgimento generale. Se le acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Pausa. Fermiamoci pure noi. Così comprendiamo che cos'è il rifugio di Dio. Quello abbiamo bisogno noi. Di quello abbiamo bisogno, Signore, aiutaci veramente. Vogliamo continuare perché... Questa parola nell'Antico Testamento veramente è piena, i salmi sono pieni di queste immagini perché c'è di tutto e di più in Dio. Gloria al Signore. Nel Salmo 142 verso 4 dice così, guarda alla mia destra e vedi. Non c'è nessuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare. Nessuno si prende cura dell'anima mia. In tante circostanze veniamo abbandonati, ma tu sei il rifugio sicuro. Signore aiutaci. Diciamo che in qualche modo abbiamo già cominciato a comprendere che Dio è il nostro rifugio naturale e spirituale. È chiaro che ci dobbiamo entrare, perché se noi restiamo fuori non è che il rifugio non c'è, è che noi non ci entriamo. E perciò di conseguenza... Tutte le disavventure, tutte le piogge acide di peccato, di corruzione, di tutto quello che ci circonda, ci facciamo che non ci conosciamo. Ci facciamo come quando arriva la pioggia con il vento dall'Africa, che vediamo la nostra macchina che non si conosce più. Oppure ci facciamo come quando quella grandine, grande come un pugno, smatte sulle nostre macchine che alla fine bisogna andare solo dal carrozziere. Le intemperie sono così tante che noi abbiamo bisogno. Lo dobbiamo sapere e il Signore questo giorno ci sta parlando proprio per dire che se tu non hai lui come tuo rifugio, sorella, fratello, puoi sbattere la coda come un pesce fuori dall'acqua sulla spiaggia, che non c'è vita, non c'è nulla da fare. Pensa, ho detto un esempio che ti aiuta a comprendere. Un pesce può sbattere la coda quando vuole, finché resta sulla spiaggia e destinato a morire. Il suo rifugio è tornare in acqua. Il nostro rifugio è andare a Dio. E se ti sei allontanata, se ti sei allontanato, sappi che prima torni è meglio è. Capito bene? Leggiamo il verso, <coughs> leggiamo il verso 5 <coughs> dello stesso salmo. Io grido a te, o oh Signore, io dico, Tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Beh, i Salmi non sono scritti da qualcuno che non sa della vita quotidiana che cosa succede. La maggioranza dei Salmi sono scritti da Davide. E possiamo dire che non era un uomo che stava con le mani in mano, affrontava la vita da tutte le parti: come re, come padre, come marito, come capofamiglia. Come adoratore, insomma, conosceva di tutto e di più. Perciò almeno per la fiducia che possiamo avere in una persona degna di fede. Se lui dice quello che abbiamo letto, vuol dire che ne abbiamo bisogno pure noi. Leggiamolo un'altra volta. <ride> Se tu che sei in quella posizione puoi dire tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi, lo vogliamo dire anche noi. Signore, io dico tu sei. Noi dobbiamo veramente entrarci e restarci il più possibile. Signore, aiutaci. Nel Salmo 73, verso 26. Questo è stato scritto da uno, non da Davide ma da uno scrittore che si chiamava Asaf, era uno dei cantori, di un direttore dei cori che cantavano nel Tempio, penso che c'erano centinaia che cantavano, non erano le corali come nella nostra chiesa che siamo 4-5 persone, grazie a Dio che ci siamo quelli, perché in qualche modo stiamo portando avanti i culti così artigianalmente. Sono Messaggi e culti artigiani, come il pane fatto in casa, però, grazie al Signore, che è pane di grano e benedetto sia il Signore. Leggiamo nel Salmo 20, 73, verso 26. Dice: La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, è la mia parte di eredità in eterno. Mm, che bello. Quando Asaf cominciò a pensare, secondo lui, nel verso 16 dello stesso salmo, stava vacillando, stava uscendo fuori strada, perché si era distratto a guardare chi prosperava, chi faceva una cosa, chi faceva un'altra e lui rientrato in sé. Diceva, ma allora io perché mi consacro se gli altri stanno meglio di me? Ma poi si accorse che non era vero. Noi possiamo anche sbandare con il nostro modo di pensare. Leggiamo nel verso 16 perché i nostri pensieri ci possono avvicinare a Dio e ci possono allontanare da Dio. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, non trova risposte per il suo cuore, la sua situazione diventava più difficile, cioè diventava ardua, ma quando entrò nel suo pellegrinaggio, nella comunione con Dio, nel suo cammino, si spianò la strada a tutti i suoi pensieri. Come dire, entrò nel rifugio. Leggiamo nel verso 17. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro, in quel momento lui stava pensando ad una circostanza che stava vivendo. E quasi dice, se tu leggi questo salmo, questo pensiero quasi mi portava a sdrucciolare. Mi piace questo, questo, questo verbo. E quasi stavo sdrucciolando, dice, Non è che stava sdrucciolando come quando noi cadiamo e, si romp e ci rompiamo il, il femore, no? Sdrucciolare prendeva l'esempio naturale per dire che i suoi pensieri... Lo stavano facendo sdrucciolare e cadere in pensieri che lo portavano fuori dal santuario, dal dove stava veramente bene. Il mio cuore, dice nel verso 26, cioè il cuore, il verso 26 dice proprio così: La mia carne e il mio cuore possono venir meno. Lui sa che i suoi pensieri lo possono portare lontano da Dio e può essere pure per noi. Secondo la Bibbia il cuore è il ceppo dove si sviluppano le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri scopi, i nostri pensieri. Quando diciamo che entriamo nel rifugio di Dio o nel santuario con Dio, ho detto prima che è cambiato tutto, ora, dopo la venuta di Cristo, si accorcia lo spazio in un modo tremendo. Perché? Perché il santuario sono io. Il santuario sei tu. Come dice in 1 Corinzi, capitolo 3, verso 16, dice che noi siamo... Il santuario di Dio, dove Dio dimora nella nostra vita. Allora dove dobbiamo andare? Dobbiamo entrare in noi stessi. Ma qualcuno può pensare come pensò Nicodemo quando Gesù gli disse: Devi nascere di nuovo. Dobbiamo nascere di nuovo. Lui disse: Ma come faccio a entrare una seconda volta nel seno di mia madre e nascere? Quando io dico dobbiamo rientrare in noi stessi perché noi siamo il tempio di Dio, beh, se hai l'orecchio spirituale hai capito, se invece hai la logica naturale dici: Ma come faccio a entrare in me stesso? Eppure dobbiamo rientrare in noi stessi. C'è un esempio che ci aiuta, nella Bibbia ce ne sono tanti. Dice che il figlio al prodigo era ridotto che manco le carubbe, cioè quelle cose secche che si mangiano i maiali, aveva più. E la scrittura dice rientrò in se stesso e disse: ecco, rientrare in noi stessi perché possiamo entrare in noi stessi ed essere in comunione con Dio perché noi siamo il tempio dello Spirito Santo, possiamo diventare uno con Dio, possiamo avere un rapporto del nostro Spirito con lo Spirito Santo dentro di noi. hai capito bene? Dove dobbiamo andare? A nessuna parte, dove siamo? Dove sei, Sore? Fratello, dove sei dove vuoi andare vai a perdere tempo altrove signore aiutaci c'è anche del tempo che dobbiamo andare in chiesa non è che adesso dice fratello Cataldo ha detto che non dobbiamo andare a nessuna parte perciò io non vado manco in chiesa no dobbiamo sapere amministrare con discernimento secondo tutto il consiglio di Dio signore aiutaci Secondo la Bibbia il cuore è il ceppo dove si sviluppano le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri scopi, i nostri pensieri. Quando diciamo che entriamo nel rifugio di Dio o nel santuario con Dio, dobbiamo coinvolgere tutta la nostra vita, tutti i nostri pensieri. C'è un verso che ci aiuta a comprendere. In Secondo Corinzi capitolo 10 verso 5 dice che noi dobbiamo afferrare tutti i nostri pensieri e li dobbiamo portare ai piedi di Cristo, cioè come quando entriamo nel Tempio che normalmente, fisicamente, si, ci si va ad inchinare come davanti al Signore, invece quando noi entriamo nella presenza del Signore dentro di noi, dobbiamo coinvolgere tutti i nostri pensieri e li dobbiamo portare ai piedi di Cristo. Dove dobbiamo andare? Dove siamo sorella? Dove siamo fratello? Dobbiamo estranearci a tutte le altre cose e i pensieri devono essere coordinati dall'autorità di Cristo secondo la sua parola. Non deve andare ogni pensiero come vuole, trasportato a destra e a manca dalle forze diaboliche, sataniche o dalle nostre emozioni naturali. No, dobbiamo portarli tutti ai piedi di Cristo perché Lui deve avere il dominio totale nella nostra vita. Noi dobbiamo invocare il Signore di volere. Il suo dominio sopra di noi. Sì, Signore, grazie, Signore. Non ci deve essere un attimo che noi dobbiamo sentirci come vivere e lasciar fare la nostra testa, perché la nostra testa si sposta secondo come dice lei. Noi dobbiamo coordinare il tutto secondo gli insegnamenti di Gesù Cristo. Che per lo Spirito Santo ci dà il discernimento. Leggiamo questo verso che ci aiuta molto. Così, quando entriamo nella presenza di Dio, tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, la nostra filosofia, il nostro modo di pensare e così via, noi dobbiamo far prigioniero ogni pensiero, perché la battaglia si svolge nella nostra mente, fino a renderlo ubbidiente a Cristo ci dà un quadro di come entrare fino a rendere i nostri pensieri ubbidienti a Cristo. Non possiamo pensare di piegare il nostro, le nostre ginocchia e vagabontare con la nostra mente. Sì, può succedere questo. È facile che vai in chiesa, ti inginocchi, però la mente sta tutta un'altra parte. Stai. Stai perdendo il tempo perché, se quel tempo è dedicato ad invocare la presenza del Signore, se tu entri in quel rifugio, devi muoverti di conseguenza secondo quei parametri. Perché, se ci stai con le ginocchia, ed è buono, e non ci stai col cuore, con la mente e con i tuoi pensieri. Signore aiutaci. Hai capito? Tu hai capito bene già che ti devo spiegare. Le parole mi vengono meno perché il concetto è quello che ci aiuta a comprendere come dobbiamo fare. Non possiamo pensare di piegare le nostre ginocchia e vagabondare con, le, con la nostra mente. Abbiamo letto Asaf qual era la difficoltà che aveva nel salmo 73, verso 17, dice così: Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Grazie, Signore. Non è il santuario che ci risponde, ma è Dio. È figurativo quello che lui dice. Diciamo quello che dice la Bibbia. In 1 Corinzi 3:16, in realtà, il santuario siamo noi. Non sapete che siete il tempio, il santuario di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Il santuario siamo noi. Quando entriamo per adorare è come entrare nel rifugio con Dio. Dobbiamo prendere i nostri pensieri e piegarli davanti a Gesù. Dobbiamo coinvolgere tutto il tutto di noi se non coinvolgiamo la nostra mente. Tu dici, ma eh, guarda, io non ci riesco perché quando. O lo voglio fare, i miei pensieri se ne vanno. Bisogna esercitarsi. Dobbiamo mettere man mano, man mano, man mano, man mano, deve essere una passione del cuore. Signore, io voglio restare sotto il tuo dominio. Signore, ti prego, crea quell'equilibrio nella mia vita di restare. Signore, che io ho una preghiera che ogni mattina la faccio, voglio vedere se c'è qui, fai restare la, la mia mente, il mio cuore, il mio essere, la mia bocca sotto il controllo dello Spirito Santo. È un rigo di una preghiera che Dio mi ha dato un po' di anni fa e tutte le mattine non è che la recito, no. E come un tracciato per arrivare già ad essere in un combattimento e pregare anche per dovunque arriva la parola di Dio ogni giorno, fino ai confini, in tutta la sfera dove arrivano parole di vita, io come responsabile non posso non iniziare la giornata dal presentare coloro che ascoltano la, la parola di Dio non per diventare più intelligenti, ma perché lo Spirito Santo produca vita nuova e faccia donne e uomini nuovi, rigenerati, toccati dallo Spirito Santo, rinati e fortificati, perché il regno dei cieli è quello, il potere del regno di Dio si deve effondere nel cuore di quanti ascoltano la parola, perché Dio opera per lo Spirito Santo. So che non è per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti, ma noi dobbiamo invocare lo Spirito Santo che tocchi tutti coloro che attraverso i social, ogni giorno, 24 ore e minuti che ci sono, Dobbiamo invocare che lo Spirito Santo agisca in profondità, che la parola di Dio sia viva e parli ad ogni cuore che in sincerità cerca Dio. Il santuario siamo noi. Quando entriamo per adorare e come entrare nel rifugio con Dio, dobbiamo prendere i nostri pensieri e piegarli davanti a Gesù. Come abbiamo letto in Secondo Corinzi, capitolo 10, verso 5. Io lo ripeto perché tutto ciò, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Sì, è così che dobbiamo andare, non dobbiamo lasciare spazio nel rifugio dobbiamo aprirci a Dio e adorarlo in spirito e verità come dice Gesù perché Gesù è il perno principale della nuova dispensazione del nuovo patto ed è Lui che è il nostro salvatore, il nostro mediatore quello che dice Lui è totalmente per noi infatti Gesù nella nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 4 verso 23 dice così, <ride> quanto sei caro Signore, come dice Gesù, noi dobbiamo fare così. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Spirito è con la s minuscola, non è lo Spirito Santo, è il nostro Spirito che deve avere comunione con lo Spirito Santo. Come veri adoratori non è più su fattori geografici secondo l'Antico Testamento. Ora siamo coloro che adoriamo il Padre per mezzo di Gesù Cristo. C'è un piccolo verso che ci dà un quadro chiaro di quello che sto dicendo nell'epistola ai filippesi nel capitolo 3 verso 3. Tutto concentrato su noi, perché i veri circoncisi, non circoncisi sul membro dove la circoncisione dell'antico patto veniva fatta, ma il nostro cuore circonciso siamo noi che offriamo... Il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio che tocca il nostro spirito che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, nella circoncisione o nel battesimo solamente che abbiamo fatto. Se non lo viviamo, manco il battesimo vale. Perché se ci siamo battezzati e non seguiamo il battesimo è stato un bagno, ci siamo fatti un bagno col vestito. E a questo riguardo l'Apostolo Paolo ci dice qualcosa di molto importante e ci ricorda anche stamattina che quando ti sei battezzata, sorella, quando ti sei battezzato, fratello, in qualsiasi momento hai ricevuto il tuo battesimo, nell'epistola ai Romani nel capitolo 6, verso 3, non ci dice che ti hai fatto un bel bagno, è chiuso lì. Leggiamolo per cortesia questo verso. Noi siamo stati, siamo morti. Ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Leggiamo fino al verso 6. Così comprendiamo il senso di quello che noi abbiamo fatto. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo totalmente... Se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Gloria al Signore. Molti si vantano dell'essere stati battezzati. Ma se non seguiamo così, facciamo come gli scribi e i farisei del tempo di Gesù che si vantavano di essere stati... avevano fatto che cosa? Avevano fatto la... quello che ho detto prima, la circoncisione. Ma Dio in quella figura voleva che il nostro cuore fosse circonciso non che ti tagli un po' di pelle e hai risolto il problema, si vantavano anche di essere figli di Abramo, religiosi, però spiritualmente erano morti, Signore aiutaci. Come dice Gesù, come veri adoratori, non è più sul fatto di fattori geografici secondo l'Antico Testamento, siamo coloro che adoriamo il Padre in Spirito, per mezzo dello Spirito. E Gesù continua nel verso 24, così acquisiamo questi concetti in modo che assorbiamo la parola del Signore, poi sarà la parola del Signore che ti sostiene, perché poi quando ti parla trasferisce la verità dentro di te e tu man mano ti modelli se desideri servire il Signore se desideri rispondere positivamente. Perciò bisogna annunciare la parola, perché è la parola che poi ti parla. Quando io chiudo fra una mezz'oretta, la parola poi ti parla, ma non solo adesso. La parola di Dio è vivente, perciò bisogna seminarla. Anzi, ti dico di più, se quando ascolti il Signore ti parla e questi messaggi... Ti parlano e ti fanno comprendere che sono di aiuto. Ti prego, condividili con i tuoi amici, ritrasmettili. Come puoi collaborare per l'avanzamento del regno di Dio? Questo è un modo di collaborare per l'avanzamento del regno di Dio. Questa era la passione nel 92 che Dio metteva nel mio cuore nel dire io, Signore. Non so predicare come questi che predicano per televisione, ma io, Signore, voglio fare che li prendo e li mando. Voglio fare il cameriere, so che non so cucinare, però voglio fare da tramite, perché i loro messaggi mi incantavano e quando. Se potevo cercavo in tutti i modi come trasferirla agli altri perché mi parlavano e io desideravo che i miei amici fossero consapevoli della grazia di Dio perché nelle loro case non c'era manco la Bibbia, molti non l'avevano neppure, allora noi ci dobbiamo prodigare. A portare l'Evangelo, a stampare l'Evangelo, a distribuire l'Evangelo, a proclamare l'Evangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio che cambia le persone. Ti raccomando, cerca di collaborare anche per far conoscere il 245 o dove siamo sui social, ma non per un orgoglio personale, no, ma perché questi mezzi, letere o questi mezzi moderni, possono fare molto di più di quanto possiamo fare noi. Gloria al Signore. Io mi ricordo, avevamo una chiesa di una ottantina di persone, quando incominciai a mandare per, per, su, su, su Facebook che incominciai inconsciamente a mandare i messaggi. Dopo che c'era il culto, dicevo con un fratello, il fratello Di Orio di Napoli: Ma tu sai che oggi ho visto 8500 presenze su Facebook che mi seguono. Ho detto, Ma io, questa è una chiesa che mi. mi mi, 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 fa, mi, mi fa esplodere. Io nella Chiesa ne tengo una ottantina. Su Facebook che ho aperto ce ne sono 8.500. Allora questo mi ha incominciato a dire ma Signore, ma allora che sta succedendo? La gente ha fame della parola di Dio. Ma se io non lo facevo, non lo sapevo. Se tu non semini. Come fai a sapere se il Signore si serve di te? Magari tu desideri ogni giorno di voler servire il Signore: Signore, che devo fare? E c'hai già da fare e eh. non lo fai. Fallo, ti prego. Dovunque hai la possibilità di mandare i nostri messaggi, ti dico i nostri non perché non ci sono quelli degli altri, io so che i nostri sono parola di Dio. Poi intorno a noi c'è di tutto, ci sono tanti falsi profeti che vengono, vanno, oggi esplodono, domani non ci sono più, invece il Signore ci ha dato grazia di essere stabili nelle cose e anche questo è un segno della fedeltà di Dio, ma anche che noi fedelmente ogni giorno siamo qui per testimoniare di Gesù e perciò... È importante che tu lo faccia. Signore, aiutaci. Nel verso 24 non abbiamo letto o abbiamo letto, lo ripetiamo per non perdere il filo. No, 4, 24. <ride> È facile che siamo lì, però cominciamo, se no io perdo il filo. E lo perdi pure tu. Dio è spirito. Ecco, qua c'è la S maiuscola. Ora, nel verso precedente c'è spirito minuscolo. In questo verso c'è spirito maiuscolo. Nell'adorazione questi due spiriti, spirito e verità, lo spirito piccolo, con lo spirito grande, in verità, Adorando, si uniscono. Spirito e verità, il nostro Spirito, un'adorazione che viene dal cuore, nel Nuovo Testamento, tutto è quasi tutto quello dell'Antico Testamento. Non c'è più. Aprire le finestre come facevo, detto prima, come faceva Daniele o il santuario che andare in determinati luoghi. Quando Gesù parlava con la Samaritana, la Samaritana aveva il punto interrogativo che quando sarebbe venuto il Messia, perché anche i Samaritani aspettavano il Messia, nel verso 26 leggiamolo. Io che ti parlo sono, cioè chi ha cambiato tutto nella vita nella nuova dispensazione della grazia, la venuta di Gesù. È perché Gesù è il. Leggiamo 4:26. Gesù le disse: "Io sono io". Io che ti parlo, cioè tradotto può essere anche Io che ti parlo sono il Messia. Perciò noi dobbiamo comprendere che la venuta di Gesù ha cambiato tutto e noi cristiani dobbiamo cambiare tutto sull'insegnamento sull di Gesù. Non dobbiamo fare come i giudei del suo tempo, che si avvicinavano soltanto per ripugnare quello che diceva lui, per ostacolare quello che diceva lui. Infatti se guardiamo nel capitolo 10 verso 24, nella discussione che avevano avuto prima, i giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero fino a quando terrà sospeso l'anima nostro. Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente, ma in realtà nel contesto lo volevano attaccare. Noi quando ci avviciniamo al Vangelo non dobbiamo fare i religiosi, prendere la Bibbia per discutere, noi dobbiamo prendere la Bibbia per nutrirci e permettere allo Spirito Santo di parlarci. Basta con queste discussioni di religione, che sembriamo talebani. Signore, aiutaci. Anche nel capitolo 8, 58, Gesù gli parlava della sua divinità. Già prima, ma loro s'arrabbiavano. Leggiamolo insieme nel Vangelo di Giovanni 8, 58. Gesù disse loro: In verità, in verità, vi dico che prima che Abramo fosse nato, io sono. Mm. Gesù già era stato a Gerusalemme prima di quando parlava con loro. Ma loro non volevano sapere. Nella Bibbia c'è scritto che in una preincarnazione un certo uomo chiamato Melchisedec, era l'incarnazione di Cristo, che era il re di Salem. Ora, se la preincarnazione di Cristo viene dichiarata nella persona di Melchisedec, e Melchisedec si incontrò con Abramo, Signore aiutaci, re di Salem. Melchisedec, re di Gerusalemme. Abramo, quando incontrò Melchisedec, che gli studiosi dicono che è una preincarnazione di Gesù, quando Gesù dice prima che Abramo fosse io sono, vuol dire che nella preincarnazione, nella sua eternità, già era stato con Abramo in Gerusalemme. Ti può sembrare strano, però la verità è questa. Se Melchisedec è la preincarnazione di Gesù e Melchisedec ha incontrato Abramo e Abramo gli ha dato la decima, che la legge ancora non c'era, era un modo che Dio stava cominciando a spianare per la decima, e Melchisedec lo benedisse, quando Gesù dice «prima che Abramo fosse, io sono», loro dovevano chiedere, invece non avevano interesse. Gesù già era stato a Gerusalemme con Abramo nella preincarnazione, nella figura di Melchisedec, che lo benedisse, e Abramo in riverenza gli diede la decima quando ancora non c'era la legge. Loro anziché chiedere. Leggiamo nel verso 10.31, perché noi molte volte quando diventiamo religiosi siamo pericolosi. I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Non solo non volevano, ma non osservavano neppure i procedimenti legali, perché legalmente... Non potevano lapidare Gesù. Il Signore lo salvaguardò perché non gli successe niente. Però quei religiosi non stavano osservando la legge della lapidazione. Signore, aiutaci. Ora, in tutto questo vogliamo ritornare alla donna samaritana perché lì c'è un grande insegnamento che ci porta ad un'adorazione perché noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Se leggiamo il capitolo 4 verso 20 leggiamolo insieme e poi continuiamo fino al verso 26, leggiamo. Così comprendiamo che il Signore ci sta parlando. Leggiamo insieme. Giovanni 4 dal 20 al 26. La donna aveva buona volontà. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù accorcia le distanze e dice, Gesù le disse, donna, credimi. L'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Quando noi girovaghiamo per cercare qua e là sui monti tutte le processioni, tutte non conosciamo, il Signore ci porta a conoscere e ci dice che noi... Adoriamo quel che conosciamo, dice Gesù, perché la salvezza viene dai giudei ed è lui, giudeo, che porta la salvezza e porta il messaggio di verità a noi che girovaghiamo su per i monti con idoli e tutto quello, c'è un solo punto di riferimento. Leggiamo il verso 23, come i tempi si sono accorciati, le, le distanze, chiedo scusa, si sono accorciate. L'ora viene e dalla venuta del Messia è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre, il Spirito, S minuscola, è verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio e Spirito, l'abbiamo già detto. E quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. Il tutto è dentro di noi perché noi siamo il santuario, il tempio di Dio. Leggiamo ancora fino al verso 25. Gloria sia resa al Signore. Dio è spirito, e quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. La donna gli disse, io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire, anche loro aspettavano. Chissà noi che cosa aspettiamo? Cristo è venuto. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. Gesù dice, io che ti parlo sono il Messia. Sono io. Io che ti parlo. Cosa sta facendo il Signore questa mattina? Sta dicendo a me e a te che chi ha cambiato tutto e cambia tutto nella nostra vita è il Figlio di Dio, il Messia, Gesù Cristo, che ha pagato il prezzo del riscatto per noi. E quando noi incontriamo Lui, è Lui che cambia la nostra vita, ci lava col Suo sangue, ci perdona e nel Suo nome noi siamo salvati. Come abbiamo letto in Filippesi 3:3, passiamo in una categoria che non è ecclesiastica, ma è la Chiesa di Gesù Cristo. Leggiamolo insieme. Filippesi 3,3 dice: Perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, cioè nelle opere religiose che possiamo fare, nei tragitti, nelle, tutti quegli apparati artificiali che non dicono niente ed è lui l'unico nome nel quale noi dobbiamo andare a lui perché lui se leggiamo nel capitolo 4 degli atti degli apostoli gli apostoli ci propongono e ci dicono categoricamente che lui è il solo nome per il quale noi siamo salvati ed abbiamo comunione con Dio. Leggiamolo insieme. 4 12. atti 4, 12. <coughs> In nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Gesù disse e dice a noi, sono io, io che ti parlo, non io. Gesù è il Messia ed è lui che ti permette di avere comunione con il Padre. Gloria sia resa a Dio. Ebbene, vogliamo ringraziare il Signore. Ringraziamolo insieme, preghiamo. Signore, grazie che tu ci hai portato a casa il messaggio della tua parola e la possiamo interiorizzare dove siamo ed avere comunione con te. Tu sei sempre il nostro rifugio, noi veniamo a te e ci rifugiamo in te. Per la nostra vita spirituale e per la nostra vita naturale. E a te vogliamo dare lode, onore e gloria, perché la tua venuta sulla terra ha cambiato tutto. La tua venuta nel nostro cuore ci rende uomini e donne nuove, nuovi, per ereditare il regno dei cieli. E noi ti ringraziamo perché il regno dei cieli è nei nostri cuori dove c'è il dominio del tuo santo spirito sì che domina sulla nostra vita a te signore rendiamo lode onore e gloria ora e sempre amen 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 Prendi nota dove abbiamo letto però prima che prendi nota ti voglio ricordare una cosa molto importante quando c'è la predicazione del Vangelo, ovunque ti trovi, ci sono dei versi che si sopraelevano nella tua vita, ti toccano, ti compungono, ti parlano. Quello è un segno che lo Spirito Santo ti parla di quell'argomento. Ci sono dei versi e noi li mettiamo apposta vicino, perché così tu sai dove, dove li devi andare a cercare. Nel momento che lo, mentre ascolti, lo Spirito Santo che ti parla, che ti compunce, che ti convince, che attira, lo, attira i tuoi sensi che c'è qualcosa che trovi interesse, dopo vai a leggerli, perché da lì si apre il cammino dello Spirito Santo nella tua vita, perché quando tu vai, che vuoi sapere, e ti pieghi allo Spirito Santo nel dire sono interessato di sapere dove tu hai cominciato a parlarmi, come dire quest'argomento, mi, mi, mi attira, beh, la coinvolgi lo Spirito Santo nella tua vita, chiedendogli di farti comprendere. E vedrai che man mano si apre come una luce nuova davanti a te e questo ti porta a salvezza o a, se sei già salvato, ti porta a maturità spirituale, perché la crescita viene in questo modo fidati di Dio che ti sa guidare in un modo speciale. Perciò prendi nota dove abbiamo letto, fai una foto sulla televisione, poi te li vai a cercare. Dio è per noi un rifugio e una forza. Salmo 46 da 1 a 3, Salmo 142, 4 e 5, Salmo 73, 26, 73, 16 e 17. 1 Corinzi 10:5, 1 Corinzi 3:16, 2 Corinzi 10:5 Ah, c'era un errore lì. Va bene. Giovanni 4:23, Filippesi 3:3, Giovanni 4:24, 4:26, 10:24, 8:58, 10:31, 4 da 20 a 26. Bene. Dio ti benedica tanto tanto, grazie per essere stata con noi, grazie di essere stato con noi. Se il Signore ti ha parlato e ti piace questo modo di esprimere, tiri le tue conclusioni. Ti voglio ricordare, condividi con chi il Signore ti mette nel cuore, ti mette delle persone davanti, magari mentre stai guardando, condividilo perché questo aiuta oppure fai un po' di pubblicità per il canale 245, se è di benedizione che ti fa compagnia. Pensa che ci sono tanti della tua stessa età o della tua stessa categoria che siete amici che gli manca questa compagnia agevola nel prendere il telefono o parlargliene dicendogli che tu stai ricevendo edificazione spirituale attraverso questo canale, perciò glielo proponi sapendo che è una cosa buona e poi vedrai, noi abbiamo tante testimonianze di credenti che hanno provato e si sono incoraggiati e danno dei gruppi che seguono in virtù di questo, ma non gruppi piccoli gruppi di centinaia di persone che si mettono insieme quando condividono, ci sono anche delle chiese che ci seguono, l'intera chiesa, perché ricevono formazione spirituale, gloria sia resa a Dio, a Dio sia la gloria e perciò ti ringrazio per tutto quello che fai, Dio ti benedica, Dio piacendo, ci vediamo questa sera. Alle ore 19:30 insieme a quattro pastori che condivideremo altre porzioni della parola del Signore. Dio ti benedica, pace e buona giornata. Ci vediamo stasera, Dio piacendo. Pace a te.